La città di Apricena si sente ancora profondamente scossa nel dolore per la tragedia aerea verificatasi lo scorso 5 novembre, quando un elicottero della società Lidaunia di rientro dalle isole Tremiti precipitò in località Castelpagano, causando la morte di 7 persone: il pilota Luigi Ippolito, il copilota Andrea Nardelli, il medico Maurizio De Girolamo ed una famiglia slovena di 4 persone. Ed è proprio nel ricordo di queste vite che nelle scorse ore, sul luogo della tragedia, ha avuto luogo una cerimonia commemorativa, durante la quale sono stati installati un cippo ed una croce in legno alla presenza dei parenti, delle vittime, delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia e dell'ambasciatore sloveno in Italia. Nelle parole del primo cittadino di Apricena, Antonio Potenza, e di alcuni parenti delle vittime, tutto il dolore è ancora vivido per la tragedia immane. Oggi è la giornata del ricordo, vogliamo testimoniare ancora una volta la vicinanza alle famiglie di queste povere vittime e quindi con la presenza istituzionale molto molto importante. Oggi c'è, oltre al prefetto che rappresenta lo Stato italiano, tutti i massimi livelli delle istituzioni italiane a livello provinciale, abbiamo anche l'onore di avere l'ambasciatore sloveno in Italia, perché insomma vi ricorderete ci sono state una famiglia di sloveni che hanno perso la vita. Siamo molto contenti di questa commemorazione, anche la partecipazione di tanti amici e familiari dimostra l'amore che queste persone hanno seminato nel corso della vita, di questo noi ne siamo contenti. Per noi è sempre lo stesso giorno, perché per una serie di motivi ritorniamo sempre sul tema, perché ci sono tutti gli accertamenti giudiziari dove siamo coinvolti, per cui è un continuo. Anche questo, ovviamente siamo molto felici di questa iniziativa dell'amministrazione comunale, ringraziamo il sindaco e ringraziamo tutti per questa vicinanza.